Quel ramo del lago di Cutrol-Mistrudel che volge il guardo verso le montagne di Molmettungren-Stramberg segna il confine fra le terre dei Gimildringulp e quelle degli Ulgomstrinkulen. Un'ansa dell'oi stesso trovasi dritta a portare allo villaggio di Gimildringulp, incastonato a mo' di estuario di mare, e di contorno fanno poi serie di monti a forma di cono, tanto che in lingua locale vengono detti i gelato pannundolm. Intersecano fra loro anche ognuna serie di straduzzole che per il loro andare tortuoso seguono calli e monti nel pede della montagna e finiscono sempre dove non devono, tanto che gli viandanti chiamano esse con nome di «Do cazzo stiamo andantuldine». Per una di esse tornava bel bello dalla passeggiata una mattina di cielo terso e dall'aspetto cirropatico dei nembi il curato della parrocchia d'un villaggio in quei loci situato, e teneva la testa bassa intento a leggere Playboy Scout e diceva le sue orazioni in silenzio mormoroso. Buonazza, gnocca, porco, slurpunen, slurpunen. Arrivato che fubbe a una isvolta segnata da un tabernacolo recante iscritta per la taverna della Bernarda, presentossi a lui due ceffi brutti ma buoni, che senza troppo rigirar lo spiedo gli sussurrarono all'orecchi alcune cose che dir non si puotono alla luce del sole e che riguardavano fatti della vita del villaggio di cui ei stesso curava l'anima. Leggite e saprete, però, in prima d'abbandonarlo alle sue penitenze, li portarono via lo breviario e per lo percorso del ritorno, se udittero anche loro far molta penitenza e dir salmi mugugliando. Bonazzo. Volse la sera verso i monti e gli loci chiudettero gli occhi alla luce. Rara la bellezza, in specie quando di molto è desiderata. E in quei tempi le pulselle ginirose e pulcherrime non ammancavano. In tali loci viveva pulsella di rarissima bellezza, Gulmina Zinnedaurl. Ella era la più desiderata e trovavasi nella condizione di figlia dello Bargo Mastrolm. Nell'opposta sponda v'era il villaggio di Ulgstrolminhort, con a capo uomo di irreprensibile onestà un certo Burlumprenstronsen, il figlio dello quale
amoreggiava nascostamente con la bella gulmina Zinne da Url, e o chiamavasi Molosturo Lavandinen, e di occupanza facea lo giusta tubi. La rivalità tra le due sponde era tanta da odiasse entrambo le parti, in come gatti e topi, imperò lo scambio de commercio tra li due per necessitate avveniva regolarmente, come nulla in fosse. La tranquillità delle terre era comunque riguardata dallo persistente e duraturo ignorarsi a vicenda. Queste terre erano facenti zolla dello vasto contado governato dallo temibilissimo Don Rodrigo Esticazzolm, lo quale imponeva tassi e balzelli su tutti i possedimenti su. Ma tornammo i due innamorati della storia. I giovani si incontravano di nascosto, in quanto che lo traghetto che faceva spola tra i durami dello lago intraccava a terra e li salivano con lo pretesto di recar mercanzie vari, ricambi de tubo l'uno e farine l'altra, in bordo dello battello lacustre, lo cui nome era Titanskussen. Accadivano li turbamenti amorosi, und slinguazzamenten slurposi. La giovine Pulzella aveva come amico e confidente lo parroco dello posto, tal Don Abbondnus Acciunuddolm, allo quale aveva confidato dello sconfinante amore per lo bello tubarolo, eppuro anche la loro decisione de sposasse lo presto più possibile. Lo vecchio incurato, con buonissimo cuore, aveva promesso di spuzzarli allo scadere dello mese in successivo, allo quarto giorno dello secondo mese, dopo lo sesto, che segna la metà dell'anno. La contentezza degli tubini, non dico sì, la quale era e tutto procedia per lo meglio. Ma non totte le ciambelli escono con le terga de fora, e allora lo infero Don Rodrigo Esticalzolm, che imperitamente agava Gulmina Zinne da Url, sentutosi padrone di tutto e anche della fanciulla prominente allo prominente matrimonio, facendo inseguitare lo stessa, aveva scoperto, in dopo aver fatto torturare dai suoi scagnozzi Braviarum Perculum, il malcapitato parroco della promessa di sposi, e aveva predisposto con minacce che tal matrimonio non aveva da farse. Minacce giornaliere arrivavano a così a Don Abbondnus Acciunuddolm, lo quale in poveretto cominciava a trovar mille scuse per lo posporre date e nozze. Cara figliola, in sposarsi in quella data non conviene e porta male. Rimandiamo allo secondo giorno dello mese appresso, allo quale poscia viene la settimana terza della seguitante quartina di giornata prima dell'equinozio successivo a quello insolare della bella stagione. Insomma, con queste parole prendeva letteralmente per lo culo la poveretta Gulmina Zinne da Urlo. Cosa fare allora? Lo giovine Molosturo Lavandinen, che anch'io possedeva qualche amico informato dei fatti, venite a scoprire l'ordita trama e informate l'amata di tutto. Entrambi allora
presero una decisione terribile, conoscendo un tale, certo fa Cristoforo Fobem, che aveva rivendita ad animali esotici, acquistarono dal di lui negozio un centinaio di pulci da circo bubboniche, animalucci tanto simpatici, ma altrettanto fastidiosissimi, moltiplicatori di se stessi allo inverosimile. Erano pur chiamate pulci trombine bubboniche e recatrici di orribile prurito con lo contatto loro stesso. Lo piano era di distribuire nelle tubature dei villaggi tali ospiti e in dopo l'epidemia provocata, in scappare con lo traghetto lacustre verso la sponda nord del lago di Gutrunmistrudel, in dove poscia una corriera li avrebbe condotti lontano dai possedimenti di Don Rodrigo e Sticazzolm. L'Overno copioso si mostrava e le lacrime degli amanti presto saria sol ricordo sulle sponde dell'ameno lago, che lo guardo volgendove il tramonto si corica dietro li monti, quando che l'amore vuol essere e avere sei stesso, nulla fortitudo poté vincere e lo manigno ava da inchinasse alla veritate sua. Per poter rimanere immuni dall'epidemia, i due si erano insolfati tutti di zolfo delle solfatare dei campi flegrei. Era codella l'unico rimedio esistente per affermare lo pruritone delle pulci bubbone. Lo primo che cominciate a prurirse, tutto tutto, in fu lo sfortunato Don Abbondo Nussaccio Nuddolm. Lo prelato fu e invisto currere ignudo, grattandoselo culetto, con lo messale addiverso lo lago, e dopo appresso non meno de 2 ore, tutti gli altri abitanti. Istessa scena nello castello dello cattivissimo Don Rodrigo e Sticazzolm, e ho fattosi spogliare tutto dai servitori, se facette legare allo yogo dei buoi aratori, e in mentre che la terra venia lavorata, esso stesso strusciava con lo sedere in su essa, avendone gran piacere. Purtroppo, anco i buoi avevano preso le pulci e correvano di tal guisa manco fossero parenti del cugino della monaca di Monza, che gestiva un nuovo circuito in cui facevano le gare con i carri da corsa. Così, oltre all'oculo, il cattivone se giocatte in terra puro tutto l'apparato idraulico sottostante. Soddisfatti e contenti, intanto i due amanti si erano salisciuti sullo traghetto e molosturo Lavandinen aveva impuro appagato con gran somma lo capitano traghettatore affinché li asposatte a bordo una volta preso il largo. Tutto procedeva per lo meglio. Lo lago pululava tutto in sulle rive de gente iettatasi in dentro per sfuggire alle tremende pulci, e gli sogni dei due tubini se potevano accossì avverare. La stagione era, come diciuto, in preambolo prima inclemente, e lo lago avea talmente a tanto agghiacciato le sue acque che si erano venuto formando alti ammassi di ghiaccio tanto bianco da brillare sulle ondine del lago. Ma lo tutto era nella consuetudine e lo capitano era homo lacustris di grande esperienza. Lo tutto era approntato per lo matrimonio dell'anno e messisi tutti in pompa magna magna sulla tolda della nave, lo impettito comandante appressavasi
a far cerimonia. Voi tu, molastuno lamandinen degli Ulgstromkulen, a prendere in moliera la qui presenziata Gulmina Zirme da urlo degli Gimindringulp? E nello mentre leggeva tal menzione, col gomito sinistro andò a girare lo timone dello traghetto che cambiatte repentinamente rotta senza che niuno se ne accorgette. Accossì nella fredda serata sopragnunta, in mentre Gulmina Zinne da Url stava per addicere lo famigerato sì, uno spalanco d'acqua ghiacciata separate in fronte allo naviglio che inesorabilmente vi urtatte incontro. Nel far di pochi minuti l'enorme squarcio sulla fiancata prodotta dall'imbarcazione ne causate il di essa affondamento con ammollo generale dei celebranti e dei promissi sposi che divennero i promissi acquosi. Ma lo fato avvolle che su quel ramo dell'acqua di Gutrolmin Strudel, che lo sguardo avvolge in dove tramonta quel che sappiamo, passasse con lo suo sotto a marino Nautilusso lo capitano Nemo a casa, e io immantinente a soccorrette gli affogati e dopo averli riaffrescati e sentuta la di loro istoria, commossosi sino alle lacrime. Vestito da calamaro presidenziale, li asposò nel fondo degli abissi lacustri, e poscia da questa avvicenza nacquettesi tal bella bimba, che fu di crescenza bella e forte, nomata Alice della Gulminstrudel, e che ebbe rinomata e prospera discendenza negli secoli dopo. Asfinisce veramente così la sera storia degli appromessi sposi del lago di Gustrolmin Strummel dum 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 dum.